Io da sempre ho saputo che la mia vita sarebbe stata più difficile. Da sempre i miei nonni ancora, perché io ho vissuto con i miei nonni la mia infanzia, e già mia nonna mi diceva che non lo capivo. Poi con il tempo l'ho capito il perché, però già da subito mi dicevano per ogni passo che facevano gli altri io ne dovevo fare 4. Che ho fatto ieri mattina. Io faccio quel cappello, questo. Benvenuti nella mia cucina. Segreto per fare la moca di una banana. Beh, non lo dovrei dire, però bevo anche altre marche. Facciamo una videochiamata con il mio migliore amico Daniele, che purtroppo non ci sta più a Barcellona, perché lui sicuro mo c'ha i baffi così, sicuro dice no, mi devo preparare i baffi, devo fare. Oh, stiamo a filmare adesso. Lo so, infatti è quello che gli ho detto. Io prendo e ti chiamo su Skype. Ti dico solo che due ore fa ho vomitato pure l'anima. Allora ti devi pure truccare. Allora, io ho vissuto fino a 8 anni in Bulgaria. Io sono nato in Bulgaria, facevo la seconda elementare. Mi sono trasferito in Italia con la mia famiglia. Siamo andati alla Dispoli, provincia di Roma. Ed è stato un po' difficile iniziare la scuola in Italia avendo studiato il bulgaro. Io non sapevo niente dell'italiano, nemmeno l'alfabeto, perché in Bulgaria è l'altro alfabeto, è il cirillico. È stato difficile imparare il nuovo alfabeto e iniziare a parlare con i miei compagni di scuola, perché non lo parlavo l'italiano quando mi sono trasferito. Hai fatto il baffo? Chiaro che ho fatto il baffo. Ah, vedi, cioè, stavo spiegando come ci siamo conosciuti, è che abbiamo due teorie diverse. La prima volta ci siamo conosciuti sul viale, che stavo andando a un negozio di schietta a comprare delle cose che non mi ricordo che. La seconda volta ti ho visto stare a schieta alla piazza della Dispoli e lì mi sono ricordato di te, anche se mi sono ripresentato. Infatti, quella è la mia teoria, che noi ci siamo conosciuti alla Dispoli. Io mi ricordo troppo bene quella schedata, perché quel giorno mi sono imparato Fakey Backs e Heel Flip, che è lo stesso trick che poi ho rifatto anni dopo, che stavi con me nel bank giallo. Allora, quando ho iniziato a skatare nel 2010, ancora dovevo compiere 15 anni. Ho iniziato e vedevo sempre Barcellona, in tutti i video Barcellona, Barcellona, Barcellona. Dicevo no, troppo figo, troppo bello. Dopo anni, diciamo, posso dire che ho fatto un passo che volevo fare da sempre, e venire qua a Barcellona, vivere qua, e diciamo questo è stato uno dei miei sogni e ci sono riuscito. E già da là tipo subito diciamo, ah, tocca andare a Barcellona, tocca andare in vacanza a Barcellona. Terzo giorno che stavamo in vacanza, no? Se siamo guardati, no, però è fighissimo. Troppo bello. E tu mi fai, no, però spacca qua. E alla certa ci siamo detti, rimaniamo qua, trasferimosi qua, ma insieme, cioè come, che ne so, come se eravamo una coppia. Poi siamo venuti qua, non parlavamo lo spagnolo, cioè la gente dice, ora che tal? E io tipo dico, che significa che tal? Sì, non è stato facile, calcolando che oltretutto i primi 2 mesi che siamo stati a Barcellona noi abbiamo pensato solo a stità. Le risorse sono un po' calate, abbiamo cominciato a pensare, ma mi sa che toccherebbe lavorare. Stavamo in 5 persone dentro la stessa casa. 5 persone e quanti animali? 2 tartarughe, 2 cani. Mi pare 4 pappagalli? Un coniglio? Eh sì. A di tanto 45 metri quadrati. Cioè parti da là, dici da adesso posso andare solo che meglio, perché... Peggio di così. Victor, che lui è rimasto che non so, devo ascoltare il messaggio ancora. Quando ti avviso quando stai in mappa. Vale, perfecto, mira. Después de Canta de Dani. E... Io ho 44 i piedi. Anch'io 33. 32 e mezzo. 40. Piccolo. Come cazzo? La prima vez che lo vi,
Yo trabajaba en Rufus, en la skate shop de aquí del Magba, y justo él estaba en la tienda, estábamos hablando, dijimos, vamos a Spotter, vamos a patinar, te llevo. Cuando nos subimos a mi coche para ir a Spotter, yo estaba delante, el de copiloto, y él, claro, las piernas le quedaban como colgando. Entonces fue algo que me impactó. Pero sin embargo, solo llegar en el DIY en Spotter, y él empezó a patinar, empezó a hacer rondas de 3 minutos, patinándolo todo, todos los bordillos, todo, y yo me quedé flipando. Chao, sono gli uomini del Magba, quelli là. Allora, è un figo, ma non per, è un figo perché è una persona dinamica, è uno che vuol farsi da solo, vuole spaccare il culo, ma poi spacca il culo, di base è uno che spacca il culo anche se sta a casa a dormire, è della famiglia. È uno skater, skata bene, lo rispettano tutti perché è bravo. E quindi quando sei skater ti comporti bene, rispetti la gente, quando hai il rispetto di tutti sei già arrivato, secondo me. Sì, oui. È una bomba di energia e di tutto quello che ti va a portare algo, sabes? E quando viene él, ya te sube tutta la motivazione, tutto quello che è, è like a sunshine, you know? He's boss, man. I'm really happy to be his friend and skate with him. Laggiù, Riera. Ah, quello è il negozio che dove compro le tele. Il primo ricordo con lo skate, non me lo scorderò mai, ed è molto prima che iniziassi a skatare. Ancora prima della prima elementare, il mio vicino di casa aveva una tavola. Sono salito e tipo mi sentivo, ah, che figata. Però poi i miei genitori non volevano che skatassi perché è super pericoloso. Non li ho convinti, l'ho solo fatto. Non è che un giorno ho detto, da oggi ti convinco che skate, no. Però ancora oggi si preoccupano. Infatti ogni volta che torno a casa con graffi, per loro è una preoccupazione, però lo vedono che mi fa star bene. Adesso lo disinfetto subito. Allora, stavo a fare switch tri flip, salto, il piede dietro lo metto sulla tavola, quello davanti non lo metto sulla tavola, la tavola fa e mi arriva dritta in faccia. Che casa di Danny sta giusto qui, papà. Adesso stiamo andando a casa di Danny, Danny Wainwright, che non lo so di bene, per questo dico Danny. E Danny è una leggenda, Guinness World Record dell'Holly nel 2004, che non lo so dire bene, per quello non l'ho detto, è l'apellido. Ah, Wainwright. Come? Wainwright. Yeah, my name is Danny Wainwright. We're here in sunny Barcelona, sweating in my house. I skated, I was a professional skateboarder. You know, I work for Vans as well right now. I've been at Vans for over 20 years. I was team manager as well, European team manager for a while. I saw Stu on Instagram, you know, and I was like, wow, this kid's fucking amazing, you know. And just the style and the speed and the pop and everything, the way he skated, like I really was like, whoa. And I was in his Instagram for a while checking him out. And then, you know, I saw that he was wearing Vans. On every clip he was wearing Vans, you know? And I was like, fuck, man, what's the deal with this kid? I want to try and support him and help him, you know, get him product. And like, obviously he's got small feet. A lot of skate shoe companies don't make small shoes, but I can get him shoes, so he doesn't have to worry about it, or buy shoes, because he shouldn't be buying shoes, you know? Visto che il suo cognome è così difficile, allora questa è la scarpa. E tipo qui ho scritto Thanks, ho sbagliato tipo 3 volte, e poi ho scritto Thanks Danny. Basta, perché il cognome è troppo difficile. Che ne è? Quando da piccolo dicevo, ah, non lo posso fare, magari una cosa difficile che veramente un bambino non può fare, mia madre mi diceva, non esiste non posso, esiste non voglio. E tipo, lo diceva sempre, è una frase che mi rimane. A volte adesso glielo dico io a mia madre, questa frase. Questa è stata la frase che veramente mi è rimasta in testa e ancora forse il mio motto, cioè ancora dico, non esiste non posso, esiste non voglio. E questa è una frase che poi ho portato nello skate. Con qualsiasi trick, se io lo penso, non esiste non posso, esiste non voglio. E quindi mi metto là e lo provo, magari pure per mesi, però lo faccio. Hay una anécdota muy divertida que tengo con Stewie, que él estuvo probando un truco durante semanas. Íbamos sábado, ¿no? Cada sábado, una vez por semana era. Fake heel flip saltando las gradas del Magba, es un truco difícil. Realmente es el truco más heavy que ha hecho y más importante, yo creo, de su vida.
Y recuerdo estar ahí comiéndome un kebab justo cuando Stewie planchó el fake gel y fue increíble. El filmer tiene un perro pequeño y él me dijo, cuídamelo. Y yo se lo cuidé mientras él hacía el truco. Y cuando lo cayó, claro, yo me puse muy contento por Stewie y lo cogí sin pensar, no pesa nada, es así, como si cojo el café igual, pum, para mí. Lo cogí, fui a Stewie a abrazarlo, ¿no? Estábamos todos ahí. Y lo divertido de esto es que es un truco súper difícil, que le ha costado mucho, pero en los vídeos de Instagram solo se habla de mí, de cómo cojo al perro, de que lo ahogo. Y bueno, fatal, animalistas ahí a saco. Y tenía un body que no le pasaba nada. No os queda aquí, ¿sabes? En vez de hablar de su truco, hablaban de cómo yo cogí al perro. What the fuck are you going to do with those pictures, dickhead? Yeah, come down and take a picture. Espera, tranqui, tío, ya nos vamos. Infantiles. Mira, no, cállate, no me digas nada. Pero es que cada vez que paseáis, hacéis ruido, molestáis a los vecinos y estropeáis las cosas. Si sois adultos, lo pagáis y está todo arreglado, pero si no, asumid las consecuencias. Also, a thing I like about the way Stewie is and the way he skates is, he's serious about his skating and he puts the time and effort in. But having fun with it still, not taking it too serious, where it's about, you know, being too militant about it, like, you know. Ancora non lo prendo sul serio. Io non lo chiamo prendere sul serio perché alla fine è un giocattolo che andiamo in giro con i miei amici. Cioè, mio padre ogni volta mi dice, ah, hai finito di fare lo scivolo? No, cioè, è un po', io rosicavo, cioè, tipo, dicevo, no, ma che è? Nel senso, non è lo scivolo, sto facendo skate. Però è così, è un giocattolo alla fine che mi fa star bene. Like, when he had problems with his back, we talked a lot together because I had a problem with my back as well, and just how frustrating that is. And it's cool to see him not just sit around and wait for it to get better or complain, like, he'll do something about it. And actually, yeah, I put him onto a girl I know who does acupuncture, trying to help him, you know what I mean? And the first thing he said is, like, yeah, she's hot. No, 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 no. Hola. No, para llevarse. Vale. Y un zumo de naranja. Vale. Ah, ¿te molesta el vídeo? No, vale, está bien. Vale. Ah, sí. ¿Qué hablas? Vale, son Almas Channel. Tipo Facebook, Instagram, todo. Se llama Almas Channel. ¡Wow! ¿Qué dice? ¿Cómo estás? ¿Bien? Conocí a Stewie a los pocos meses de llegar a Barcelona. Un día que fuimos por tercera vez de misión a un spot en donde yo quería hacer un drop, que era para la portada de la revista de skate femenino Dolores Magazine. Y esta vez nos acompañó Stewie. Y yo ya había ido como tres veces antes. Y me lastimé entera, me saqué el codo, estuve como luchando demasiado para hacer ese truco. Y ese día me acompañó Stewie y cuando llegamos, antes de darle, Stewie como que se subió al plano y lo miró y dijo, igual me tiro. Y yo le dije, tírate, tírate. Y el Stewie me decía como, pero no, no quiero cancelar tu truco y la la la. Y yo le dije, no, tírate, así me motivo. Y yo ya había ido un montón de veces y lo había intentado, Stewie fue y lo hizo el primer intento. Y yo quedé como súper sorprendida porque me motivó muchísimo. Ese día me tiré como 30 veces, me rompí entera y fue un impulso y una motivación súper grande para mí porque no hay excusa. Desde ahí dije, no importa las veces que tenga que volver, lo voy a hacer. Me acuerdo que estábamos en Macba una mañana. Yo conozco una amiga en común con Stewie, se llama Raisa. Casualidad que estábamos ahí, se iban de misión a un spot a hacer un truco. Y yo tenía la cámara también, entonces me dijeron, ¿te quieres venir? Y yo, claro, claro que sí. No lo conocía, yo ya sabía quién era él, de verlo por ahí por la plaza, pero me acuerdo que habían como un montón de chavalitos, una excursión del colegio, así, y estaba Stewie ahí probando su ollie. Lo planchó y fue como una fiesta para los niños, ellos flipando ahí, pidiendo el autógrafo, fotografía, fue súper... Questa è l'acqua più buona. La frase io vengo dal niente, apprezzo tutto, l'ho sentita da Snoop Dogg. Ed è vero, cioè io mi ricordo in Bulgaria, vengo da un posto dove non c'era nemmeno l'asfalto per terra. Quando skateavo alla Dispoli, i primi anni, tutti i miei amici e anche io dicevamo ah, qua non c'è niente, non c'è lo skatepark.
Però uguale io lo apprezzavo, perché quando andavo in Bulgaria, magari l'estate, poi dicevo, lì davvero non c'è niente, non che alla Dispoli non c'è niente, perché magari alla Dispoli un muretto di marmo ci scappava. In Bulgaria, da dove vengo io, non c'era nemmeno l'asfalto. Qualsiasi spot vedo, mi motivavo e lo skateavo. Oh, è figo, tipo, corro e salto sta cosa. Una cosa che mi gusta molto di él es que lo patina todo. Y patina rápido siempre, está muy focus en su patín y en sus proyectos y en mejorar cada día. Y es algo, patinar con una persona así, la verdad es que te engorila bastante, ¿no? Es alguien que, vamos a hacerlo esto, vamos a patinar esto, quiero mejorar esto, es como puro engorile siempre. Creo que en el mundo del patín y fuera del mundo del patín es muy importante que existan personas como Stewie, que al verlas son quizás diferentes, pero a la hora de montar en la tabla te das cuenta que no tiene ninguna dificultad ni ninguna diferencia con el resto de las personas, sino que todo lo contrario, Stewie lo hace de una manera increíble. Lo que hace especial es que no es como el resto de la gente y patina como el resto de la gente. Eso es lo que te impacta. Lo skate mi ha insegnato a sfidarmi, perché imparare l'ollie o salire un muretto che è alto la metà di me, questa è stata una sfida e io ho accettato la sfida. Questo è che mi ha insegnato lo skate, sfidare e provare a superare te stesso ogni giorno. Il mio, come dici, come il mio futuro, cosa vedi del tuo? L'unica cosa che veramente voglio è continuare a skateare fino all'ultimo giorno della mia vita. Questo è. Questo è. Stewie's a fucking cool kid, you know, he's a cool dude, yeah, he's doing everything right, you know, he's progressing in his skating. Obviously he's different than everybody else, you know, and I think the fact of like his confidence and who he is, he doesn't sit in the corner or like shy away. No, he's the one in the front, you know, and he's got balls, I fucking admire that, you know what I mean? I really admire that, and that's something about him that I really like. And yeah, he just needs to keep doing what he's doing, basically. Don't be a dick. Simple. Il mio nome è Petar, ho 24 anni, vivo a Barcellona e faccio skate. Shoo. Dai, va bene, no? Non lo so.